Mister, allora, come si possono trovare le parole per questa partita peggiore, insomma, anche rispetto a quella contro il Novara? Parole non ce ne sono, sono il responsabile, per cui mi sento responsabile della prestazione, della squadra, e partita in cui il Cittadella ha meritato, e adesso insomma su queste dobbiamo pensare a lavorare con la giusta umiltà, con la voglia e per affrontare le prossime gare. Cosa è successo? Perché insomma il Verona, come è accaduto anche contro il Novara, una volta subito il gol, in questo caso del 2-1, non è riuscito insomma a riorganizzarsi fisicamente ma soprattutto mentalmente, insomma non c'è stata questa reazione anche di rabbia, se vogliamo. Non c'è stata, abbiamo provato, poi, effettivamente abbiamo avuto un buon approccio, il gol, c'erano delle situazioni in cui potevamo andare nel raddoppio, nella conclusione, non ci siamo riusciti. Poi è una gara che si è, per certi versi, ha avuto uno specchio, quindi quello di domenica scorsa. Mister, ci spiega cosa succede sui calci piazzati, perché sono arrivati tutti da lì i gol. Bravi loro, un po' disattenti noi e ci hanno punito, per cui una gara aperta con loro che avevano gamba, giocavano in contropiede, nonostante tutta la partita si era messa per verso giusto, abbiamo subito effettivamente 5 gol su palle inattive, parte 5 gol sono pesanti, tutti su palle inattive. Dicevamo che era un episodio, forse la sconfitta contro il Novara, ora però sono 9 gol subiti in 2 partite, cosa succede? E oggi c'era poco di, non si trattava né di schiarimento, neanche di moduli tattici, né di uomini, 5 gol tutti su palla inattiva. È un momento in cui è così, i numeri sono pesanti, sono 2 sconfitte pesanti anche per numeri, e dobbiamo riprendere immediatamente a lavorare, a riprendere 2 scoppole di questa. Effettivamente sono pesanti, ve l'ho detto anche, mi dispiace, e questo anche per i compagni, i giocatori, dispiace per i tifosi, bisogna chiedere scusa, ma non solo con le parole, ma con i fatti. Contro una squadra, mister, che corre tanto come il Cittadella, che insomma veramente viaggiava a una velocità incredibile, Maresca insomma ha fatto molta fatica, tu non parli mai dei singoli, questo è vero, però indubbiamente il centrocampo oggi non ha funzionato, cioè lì veramente ci hanno fatto tanto male. Non era solo il centrocampo, quando ci siamo aperti troppo loro hanno comunque gente con velocità, abbiamo creato, gli abbiamo permesso di creare spazi e abbiamo sofferto un po', sì è vero le ripartenze, ma poi alla fine gol sono tutte su palle inattive, insomma in alcune abbastanza facile da gestire. Tu, insomma, ti stiamo conoscendo in questo periodo, sicuramente hai l'onestà intellettuale per dire che è un problema probabilmente mentale, ma forse non solo, perché è anche un problema fisico, la squadra corre meno rispetto agli avversari. Forse sì, adesso un po' di tutto, quando ci sono le sconfitte si evidenziano e uno pensa a tutto, l'aspetto fisico, l'aspetto tattico, l'aspetto mentale, un po' tutto. È evidente che le sconfitte non sono mai per caso, possono essere casuali in alcune situazioni, così come le vittorie non sono mai casuali, quello che insomma ho sempre cercato di dire. In questo momento facciamo le cose un po' meno bene rispetto a prima e siamo puniti. Cosa ha detto ai suoi ragazzi alla fine del primo tempo, non al termine della partita, perché era un passivo veramente pesante? Di stare in gara, di continuare a giocare, migliorare alcune situazioni, ma di non andare dietro alla gara rischiando di un passivo pesante, perché loro effettivamente mettendosi lì hanno potuto gestire la gara, ma potevamo andare sotto con delle ripartenze sono micidiali. Ora c'è poco da analizzare, dopo in questo momento, domani quando saremo un po' più lucidi per quello che è possibile trovare la lucidità in questo momento, analizzeremo le cose con la giusta testa. Come si fa ad uscire adesso però da 2 sconfitte come queste? Perché sono sconfitte che un po' lasciano anche il segno. Cosa ci vuole per venirne fuori? Pazienza, umiltà giusta e lavorare e ritornare alla cura dei particolari, cosa che abbiamo fatto, però migliorare e cercare di lavorare sempre di più, ma curando i minimi particolari.
Secondo te queste sono sconfitte che sono figlie anche di questo grande trionfalismo a livello nazionale che si fa del Verona? Sembra quasi che la Serie A sia regalata. Cioè, pensi che ci sia anche questa componente in queste due partite? Ma questo non lo so. Lo dicevo prima, bisognava stare tranquilli, sereni. È vero l'entusiasmo, a me piace l'entusiasmo, ma non pensare assolutamente che le vittorie che c'erano prima erano così talmente semplici, perché c'erano tutte le componenti giuste per portare a determinati risultati. In questo momento le cose le stiamo facendo un po' meno bene e si arrivano sconfitte e anche forse troppo pesanti. È giusto che tu difenda i tuoi giocatori davanti ai microfoni, magari nello spogliatoio qualcuno lo prenderai a scarpate, sono decisioni tue. Nicolas però insomma oggi francamente è andato un po' in difficoltà, da un professionista si fa fatica ad accettare dei gol così. Sto litigando con i giornalisti perché mi sembra che vogliamo trovare ma non è gioco forza, sì, chiaro. No, prima mi è capitato gioco forza per dare le responsabilità su Nicolas. Nicolas sta facendo un campionato straordinario. E se c'è stato un incidente di percorso sulla prima situazione, però parlare dell'episodio in questo senso, amo molto tempo per recuperare e riprendere la gara. Ultime considerazioni, le chiedo se, chiaramente col senno di poi è sempre tutto più facile, rifarebbe le stesse scelte oggi? E poi Venturato poco fa ci ha detto che il Verona è ancora una squadra di categoria superiore. Noi siamo una squadra di Serie B, poi noi siamo una squadra di Serie B, dobbiamo pensare a fare il nostro cammino. Quindi quello che dico non mi dispiace, però alla fine noi siamo una squadra di Serie B. Posso chiederti l'ultima cosa, come mai i giocatori non parlano? Hai scelto tu, hai deciso il direttore, come mai? No, una scelta, io sono rappresentante della società e ho voluto parlare solo io, mi sembrava giusto assumere tutte le responsabilità del momento e non chiamare in causa nessuno, ma non per una questione assolutamente di togliere responsabilità, ognuno ha le proprie sue, in questo momento le maggiori responsabilità sono mie, per cui mi sembrava giusto venire. Ha chiesto scusa ai tifosi, ora però si devono aspettare i tifosi, come si fa a convincerli che si può uscire da questo momento? Con i fatti. Grazie. Grazie. Grazie.